Innanzitutto grazie Presidente Parisi per questa occasione di presentarmi dopo un anno che è successo di tutto veramente con questo Covid e di presentarvi il senso, vorrei forse meglio dire delle suggestioni di alcune ricerche che sono legate alla cristallografia. O meglio alla cristallochimica dei minerali, perché alla chimica e la chimica fisica dei minerali, perché di questo stiamo parlando. Io mi sono accorta che questo mio titolo era un pochino imprudente, magari direi anche impudente, ma insomma, quello che volevo farvi capire è che questi tipi di approcci stanno avendo un certo impatto sulle scienze della Terra solida. Ed è bello notare che anche molti di questi approcci sono a guida italiana. Allora, tutti sappiamo che conoscere la struttura dei composti chimici ha rivoluzionato la nostra comprensione delle reazioni chimiche e anche la nostra capacità di progettare dei materiali e dei farmaci. E tutti sappiamo che conoscere la struttura delle molecole biologiche, ha rivoluzionato la nostra comprensione della biochimica, ma anche dei processi fisiologici e patologici. Forse meno sanno che per quanto riguarda le scienze della Terra, il cambiamento di paradigma, diciamo, dalla scala chilometrica alla scala atomica non dipende tanto dalla conoscenza della struttura dei singoli minerali, che sono poi costituenti primari delle rocce, ma dalla reattività che ogni minerale dimostra alle variazioni delle condizioni chimico-fisiche. Reattività che dà luogo a transizione di fase, a scambi di cationi, a capacità di comprimersi e espandersi a seconda se aumenta la pressione o aumenta la temperatura, ma anche alla conduzione, alla conducibilità elettrica e la capacità di liberare dei fluidi. Giusto per aggiungere un tocco personale, come ricordava il Presidente prima, io nella mia vita scientifica ho avuto la fortuna di frequentare un po' tutte queste avventure. Infatti, fino dal 1976, l'anno in cui mi sono laureata, diventata maestra di questo strumento cristallochimico, ho cominciato a divertirmi a distruggere le teorie degli amici fotochimici con cui mi ero laureata, facendogli vedere che la struttura di composti che avevano sintetizzato non era proprio quello che pensavano loro e che quindi la loro visione dei meccanismi di reazione non era proprio quella corretta. Ma vabbè, quello è stato un momento divertente, ma il momento più esaltante è stato ovviamente il futuro, contribuendo invece a queste ricerche positive che aiutano a comprendere i processi geologici. La cosa importante da ricordare è che i minerali non hanno una composizione fissa come ce l'hanno le molecole chimiche o le molecole biologiche. In ogni minerale, che sono fatti di diversi siti strutturali, possiamo trovare all'interno dello stesso sito strutturale diversi cationi o diversi anioni, le cui dimensioni relative modificano la struttura e la reattività. Di conseguenza, siamo di fronte a un'enorme complessità del sistema. Quindi, cosa vuol dire lavorare alla scala atomica per interpretare i dati geofisici e per costruire modelli geodinamici sempre più adeguati? Vuol dire prendere in considerazione un contesto, e quello che io vi propongo oggi è un contesto geologico di subduzione, che deriva dal fatto che, come tutti sapete, la tettonica delle placche implica che una placca scontra contro l'altra, quella diciamo che cede. E si sprofonda, quindi c'è della crosta e del mantello che si sprofondano verso l'interno della Terra. A un certo punto, vedete quali sono le temperature che sono coinvolte. I minerali idrati lasciano l'acqua o l'idrogeno, si provoca la formazione di fluidi, si ha una risalita all'interno del mantello, si hanno le eruzioni vulcaniche, si ha tutta una serie di reazioni di fenomeni geodinamici che rendono vivo il nostro pianeta. Cosa facciamo noi? Prendiamo in considerazione la struttura di alcuni minerali chiave e, ad esempio, possiamo studiare i minerali idrati ad alta temperatura, verificando così
i meccanismi di rilascio dei fluidi e la producibilità che i geofisici misurano. Allora, chiaramente a causa della complessità cristallochimica di questi minerali, questi sono lavori lunghi, sono lavori sistematici che devono essere fatti su diverse composizioni dello stesso minerale, devono essere fatti in diverse condizioni di pressione, di temperature, di condizioni ossidoriducenti, usando diverse tecniche. È necessario, per capire i risultati che abbiamo, avere a disposizione dei modelli cristallochimici che sono stati creati su database. E per ironia della sorte, questa è forse stata la fortuna dell'equipe italiana. Allora, dicevo che sono lavori complessi, che la fortuna italiana è stata quella di non avere una forte pressione di pubblicazione negli anni 80, per cui abbiamo avuto il tempo e la possibilità di costituire questi database che sono lunghi da creare. È anche vero che però questi tipi di lavori si possono fare in pochi laboratori che sono molto attrezzati, oppure al sincrotrone. Avanti Ilaria. E sono necessarie tante competenze. Io qui presento già subito il mio team, che poi non è il mio team, ma lavoriamo insieme da tanto tempo. C'è Giancarlo Della Ventura, che è un esperto di infrarosso e di SAS. Lavora Uniroma 3 a Frascati. Boriana Mihailova, che lavora ad Amburgo, un'esperta di Raman. Gunther Dammer a Salisburgo, esperto di Mossbauer, e poi un dottorando di Roma 3, da cui ho preso molto della tesi, che lavora con lui. Avanti, Ilari. Allora, prima di citare il mio lavoro, volevo fare una citazione del lavoro di altri cristallografi e spettroscopisti che si sono focalizzati sulla situazione di alta pressione, mentre io lavoro in alta temperatura, che hanno determinato l'equazione di stato. Avanti, Ilaria. E ci sono i nomi degli autori chiave, che sono tutti italiani, come vi dicevo. Per l'equazione di stato, Palacomodi è stata una delle prime a cominciare a lavorare in pressione a Perugia, e poi tutto il gruppo che si è sviluppato intorno a Matteo Alvaro, Fabrizio Nespolo e Rossengel, tra Pavia e Padova, e Mauro Principe, che fa il modellizzatore nell'Università di Torino. Loro lavorano soprattutto in microinclusioni di minerali, in granati o in diamanti, vedete lì le figure. Avanti. E hanno inaugurato quello che adesso si chiama la geotermometria elastica. Scusate, ma viene tutto spaginato, perché nel mio schermo andava bene, ma in quello di Laria no. Volete che facciamo ancora una prova? Se ci riesco. Partiamo da un esempio recente del gruppo di Alvaro, tanto per darvi l'idea di che cosa la cristallografia può fare. Loro studiano inclusioni e sono focalizzati su questo contesto di rocce a pressione molto forte, contesto dell'orogeno delle Alpi occidentali, e hanno visto che se noi consideriamo solo la pressione litostatica, che è quella che tradizionalmente si prende in considerazione, si ottiene una profondità media di formazione del campione che loro hanno studiato sui 90 km. Se invece si considerano anche gli stress tettonici che loro misurano dalle inclusioni, arriviamo a una profondità di 45 km. E quindi un tipo di subduzione che è decisamente diversa da quella che era stata prevista. Questi sono due modelli limiti, sicuramente la realtà starà in mezzo a questi modelli, però è importante considerare che i modelli sono compatibili con la stessa pressione, ma con differenti profondità, il che pone dei problemi importanti per i geologi e per i geofisici. Non vale la relazione lineare tra pressione e profondità, e questa è una cosa importante, drammatica, oserei dire. E poi, quanto in basso sono arrivate davvero le rocce, quanta crosta terrestre è stata riciclata durante la subduzione, il che ovviamente cambia moltissimo i modelli chimici in oggetto. Un altro esempio abbastanza divertente è quello tratto dal lavoro di Fabrizio Nestola, che ho già citato, che adesso si è specializzato a studiare le inclusioni in diamanti. E nel 2014 ha trovato, per mezzo di diffrazione di raggi X e spettroscopia Raman, la prima ringuzzita terrestre. Prima era stata trovata soltanto dalle meteoriti, quindi in rocce di forte impatto, l'ha trovata nei diamanti di ultra high pressure,
e oltretutto ha visto che questa rimbombita conteneva un 1,4% di acqua, il che l'ha portato a postulare, e poi è stato riconfermato in altri casi, in altri contesti, la presenza di un oceano di acqua nella zona di transizione, cioè tra i 500 e i 600 km, cosa non da poco. Un altro esempio, sempre tratto dal lavoro di Fabrizio, avendo trovato molto boro e la bridgmanite, che è un altro polimorfo dell'olivina che si forma ancora a profondità maggiore nei diamanti blu, ha ipotizzato e poi confermato la formazione di questi diamanti nel mantello profondo a partire da boro oceanico. Quindi il boro che viene giù dagli oceani arriva fino a quelle profondità del mantello profondo. E l'altra cosa importante che ha trovato è che ci sono ancora delle inclusioni di metano e di idrogeno, quindi i gas riescono a sopravvivere anche in quelle condizioni. Allora, vi faccio conoscere gli anfiboli. Gli anfiboli sono minerali che hanno una grandissima complessità chimica e strutturale, e che vuol dire che hanno una grande adattabilità ai cambiamenti chimico-fisici del sistema. Non vi sto a dire cosa sono le cose importanti, vedete che hanno un sacco di siti strutturali diversi che possono contenere i cationi più diversi, quasi tutto il sistema periodico. L'importante è vederli in questo senso, capire che sono costituiti da, come delle rods, dei moduli di strati tetraedrici, strati ottaedrici, strati tetraedrici, che tra loro sono concatenati da un sito cerniera che si chiama M4, che è col pallino verde, e in mezzo al quale sta un sito più o meno inerte che riempie una cavità, che è il sito A, che è il pallino viola. Perché ho scelto gli anfiboli? Perché costituiscono dal 35 al 50% della crosta continentale nelle zone di soluzione che abbiamo visto, perché partecipano a due processi fondamentali: uno, la liberazione di acqua, dove c'è scritto calcium amphiboli out, contribuiscono per il 5-20% al budget di acqua a pressioni relativamente profonde, ma a profondità e pressioni maggiori il breakdown della mica, la flogopite, per trasformarsi in potassio richterite, può causare la genesi di fluidi, importanti quantità di fluidi contenenti potassio. E queste sono tutte funzioni geodinamiche molto importanti che vanno studiate. Allora, studiamo come si comportano ad alta temperatura questi composti. Lo studiamo su cristallo singolo, su polveri, facendo diffrazione a raggi X e raffinamento strutturale. Cominciamo a vedere cosa succede se controlliamo l'espansione termica. Questo si fa controllando le variazioni dei lati di cella, del volume di cella. E vediamo che i comportamenti sono i più vari, variano molto in funzione della composizione, in certi casi sono lineari, in certi casi non lo sono, in certi casi li possiamo solo definire complessi. In alcuni casi la migrazione di cationi come il ferro, che è il catione cardine in tutti questi contesti geodinamici, dal sito cerniera M4 al sito tetraedrico, cambia le possibilità di adattamento relativo dei moduli e quindi la reattività del campione. In alcuni casi la composizione inserisce dei blocchi strutturali che impediscono all'anfibolo di dilatarsi, per cui si hanno delle rigidità strutturali come qua, o delle transizioni di fase dove le linee sono interrotte. Allora, ma se noi vediamo quello che abbiamo detto prima è una visione media della cosa. Se vogliamo capire veramente cosa succede, dobbiamo andare alla scala atomica, cioè dobbiamo fare il raffinamento strutturale e dobbiamo applicare altre tecniche come la spettroscopia. Ecco, è molto importante introdurre qui il concetto dell'abbinamento tra la diffrazione e la spettroscopia, perché ogni tecnica vede cose diverse e aggiunge un dettaglio fondamentale a un fenomeno complesso. Se noi studiamo la deprotonazione di un anfibolo, che vuol dire aumentiamo la temperatura fin tanto che vedete la mia freccia? Vedete la mia freccia? Ok, Sì, la vediamo. aumentiamo la temperatura fin tanto che succede qualcosa e il volume di cella collassa e poi riprende a ricominciare ad aumentare. Questa cosa che succede è la deprotonazione, cioè la perdita di idrogeno, dell'idrogeno dal gruppo H. Allora, a seconda delle tecniche che noi utilizziamo, vediamo degli andamenti diversi, per
perché in un caso guardiamo cosa fa il legame OH, in un caso vediamo cosa fa lo scheletro strutturale, e nell'altro caso con lo Spauer vediamo come si ossida il ferro. Se facciamo queste cose, e lo facciamo su diversi campioni, possiamo avere un'idea un pochino più chiara di quello che succede. E soprattutto vediamo che questo aumento del segnale dell'OH è dovuto al fatto che l'OH si immobilizza nella struttura, e la perdita di OH avviene a temperature che sono più elevate da dove vediamo il collasso strutturale. Il collasso strutturale invece avviene insieme o poco dopo l'ossidazione del ferro, che invece riusciamo a fissare col Mossbauer. Però dobbiamo mettere insieme tutte queste indicazioni per cercare di capire come funzionano le cose, e la cosa ovviamente non è semplice. Ah, un'altra cosa importante da notare è che a seconda delle composizioni, tutte queste cose che succedono sempre più o meno nello stesso modo, succedono però a temperature più o meno elevate, cioè la temperatura di deprotonazione è funzione della composizione. Ma com'è il meccanismo? Allora, se noi facciamo il raffinamento strutturale, possiamo capire cosa succede in ognuno di quei siti che vi ho fatto vedere prima, e quindi possiamo anche capire dove avviene preferenzialmente l'ossidazione del ferro, oppure se è coinvolto il titanio, perché i meccanismi possibili sono rappresentati in queste due reazioni chimiche, dove è importante far capire e far notare che l'ossigeno che serve alla reazione non è prodotto dall'anfibolo, ma deve essere prodotto dal sistema, deve essere presente nel sistema. Allora, se noi andiamo a vedere con i metodi di raffinamento strutturale cosa succede nelle dimensioni di un sito o dell'altro, l'M1 e M3, possiamo vedere che l'ossidazione del ferro avviene quasi sempre in M1, avviene in M3 soltanto dopo un certo livello di ossidazione, cioè quando il sito attivo è M1, a volte si muove anche M3. Se invece prendiamo in considerazione il titanio, vediamo che tutto questo influisce solo sul titanio che sta in M1, e qui vediamo un tipo di segnale diverso. Mentre prima un legame si contraeva, adesso un legame aumenta. E l'altra cosa importante che possiamo vedere con raffinamento strutturale, una volta che abbiamo un buon database, è quanto idrogeno se n'è andato, perché se noi modellizziamo su tutte le composizioni, su tutti i dati che abbiamo, riusciamo ad ottenere delle curve che ci permettono, dalla misura di una semplice distanza interatomica, di stabilire quanto è andato avanti il processo di deidrogenazione. Dopodiché, paragonando sempre tutti questi dati che abbiamo fatto negli anni, possiamo anche vedere come l'aumento di innesco della deprotonazione varia moltissimo con la composizione, una cosa che abbiamo già detto prima. E questo lo possiamo seguire con tantissime tecniche. Se usiamo ad esempio PSAS o Mossbauer, possiamo vedere che i campioni che hanno il sito A pieno, cioè quella pallina viola che io dicevo è più o meno inerte, riempie una cavità. Se quella è piena, la temperatura di deidrogenazione è la più bassa possibile. Possiamo vedere che in altri campioni che hanno la stessa composizione, quindi lo stesso tenore di ferro e lo stesso rapporto di ferro 2 e ferro 3, ma diverse composizioni di quel sito M4 che io dicevo, occhio, questo è il sito cerniera, abbiamo delle temperature che sono molto diverse. Se ci mettiamo un catione piccolo è una cosa, se ci mettiamo un catione grosso è un'altra cosa. E quindi possiamo concludere che in questi meccanismi i cationi che vanno in A e in M4 sono decisamente molto molto importanti, e sono quelli che sono esterni a quel modulo TOT che avevo fatto vedere, che diventerà importante dopo. Un'altra cosa importante che abbiamo visto, e che ha delle importanti conseguenze che vi farò vedere dopo, è che questa ossidazione è reversibile. Non è che l'idrogeno se ne va e poi non torna più. In un certo intervallo di temperatura, dove abbiamo visto prima che si alzavano quei puntini rossi che erano le curve mostrate dall'infrarosso, cioè abbiamo un'ossidazione reversibile del ferro, e protoni ed elettroni rimangono delocalizzati più o meno dove erano. Poi c'è un secondo step, oltre una certa temperatura, in cui l'ossidazione diventa irreversibile e l'idrogeno viene estratto dalla struttura. Dopodiché si passa all'osso anfibolo, che è un arrangiamento della struttura diverso.
Questo lo possiamo vedere anche in diffrazione, perché quando si formano i due anfiboli, l'anfibolo di partenza e l'opso, si vedono i picchi che corrispondono alle due forme e possiamo anche valutarne qual è la percentuale relativa. Oltre a una certa temperatura, abbiamo un breakdown strutturale, si formano degli altri minerali che hanno proprietà di trasporto e di chimica diversi. Però, se facciamo, ci siamo anche posti un altro problema, ma se facciamo un riscaldamento in aria, quindi con la presenza di ossigeno, o lo facciamo nel vuoto e quindi senza ossigeno, succede la stessa cosa? La risposta è no. La risposta è no, e avevo fatto notare prima che l'ossigeno deve venire dal sistema esterno, perché è veramente così. Se noi agiamo in aria, il ferro NM1 si ossida, quindi aumenta la percentuale di ferro NM1, il ferro 3 totale aumenta, quindi c'è un'ossidazione del ferro NM1 e il ferro 2 NM1 diminuisce, quindi tutto è coerente. Se invece agiamo nel vuoto, non c'è niente di questo tipo, semplicemente c'è una ridistribuzione dei cationi ferro 2 e ferro 3 a parità di quantità di ferro totale. Quindi, se noi agiamo in aria, abbiamo il processo che abbiamo detto prima, se noi abbiamo in vuoto, abbiamo la formazione di un altro tipo di anfibolo. Ma questo non è un'unica cosa così di nessuna importanza, diciamo, di nomenclatura, perché quello che succede, ecco, qui vedete le figurine. L'anfibolo, abbiamo ferro 2 nei siti M1 marroni e ferro 3 in quelli blu. In questo caso abbiamo l'ossidazione del ferro in quelli marroni, in questo caso abbiamo una ridistribuzione semplicemente dei cationi. Ma l'ox anfibolo è stabile fino ai 900 gradi. E poi si trasforma in egina, cristobalite ed ematite. Lasciamo perdere chi sono, ma hanno delle determinate proprietà. Quest'altra cosa non è stabile oltre i 700 gradi, si trasforma in un insieme di altre cose e soprattutto libera acqua. E quindi questo cambia moltissimo l'eventuale apporto dell'anfibolo nella liberazione di fluidi all'interno delle zone di subduzione. Però noi sappiamo che nelle zone di subduzione siamo genericamente in condizioni ossidanti e quindi l'unico meccanismo importante dovrebbe essere questo, tranne in condizioni particolari. Adesso vorrei introdurre un altro problema della geofisica. Abbiamo delle analisi magnetotelluriche e sismiche che rivelano la presenza di forti anomalie nella conducibilità elettrica, sia nella crosta occidentale che nelle zone davanti o dietro a questi archi di subduzione. E molte sono le teorie che sono state espresse per spiegare questi fenomeni. Alcuni sono la presenza di fluidi acquosi, o la presenza di minerali altamente conduttivi, oppure una fusione parziale della crosta. In ogni caso sappiamo che è importante il ruolo del ferro. E allora noi siamo andati a vedere come i nostri dati potevano darci qualche informazione su questo processo e abbiamo anche fatto delle misure di conducibilità che sono rarissime, perché finora ci sono dei dati di conducibilità che sono misurati sia su rocce che su minerali e con tecniche del tutto diverse e di conseguenza sono difficilissimi da comparare. Per cui sono necessari degli studi in condizioni decisamente controllate. Per darvi un'idea, gli unici dati sul cristallo singolo sono questi qua, i pallini verdi, i triangolini blu, e i nostri neri, sono quelli che vi presenterò dopo. Dopodiché c'è di tutto, ci sono comportamenti di questo tipo qua, comportamenti di questo tipo qua che non sono spiegabili sulla base di un processo lineare. Tant'è vero che gli autori di questo lavoro che ha portato la curva azzurra hanno postulato un effetto della degradazione, però lavorando su rocce, facendo una spettroscopia di impedenza, che non è una spettroscopia che misura un unico processo, non è stato possibile capire cosa succedesse in questa regione qua. Comunque vediamo che per i dati a cristallo singolo le energie di attivazione sono minori di un elettron volt e quindi sono compatibili con
con un meccanismo di diffusione di polaroni che è un po' quello di cui vi avevo parlato prima, cioè un salto di elettroni tra un sito e l'altro nella struttura. E allora proviamo a vedere cosa succede facendo un raffinamento cristallografico delle misure tarate sulle precedenti cose che abbiamo detto. Quindi noi sappiamo che c'è un range di temperatura dove c'è questa deprotonazione irreversibile. E quindi in questo range si può sviluppare una conducibilità perché possiamo pensare a un electron hopping tra ferro 2 e ferro 3, e questo è il modellino che abbiamo preparato. Ve lo faccio rivedere così. Però noi sappiamo anche che c'è un effetto protone, perché sappiamo che il protone è lì e rimane delocalizzato su diversi siti di doppio, quindi se gli elettroni sono qua dentro, il protone è qui vicino, quindi bisogna capire se ha un ruolo. Per fare questo abbiamo fatto delle misure di infrarosso con un rivelatore areale, una cosa che si può fare solo al sincrotrone per avere anche l'energia disponibile per fare un lavoro di questo tipo. E cosa abbiamo visto? Il segnale dell'idrogeno diminuisce progressivamente passando dal centro al bordo del cristallo. È un lavoro che è in via di pubblicazione. Tralascio tutti i passaggi che sono serviti per stabilire questa cosa, ma quello che si è capito è che la diffusione dell'idrogeno avviene attraverso i siti A, quindi attraverso queste cavità che possono essere piene o vuote, quindi perpendicolarmente all'asse C, mentre l'hopping degli elettroni avviene parallelamente all'asse C, di conseguenza non è assolutamente accoppiato al flusso di elettroni. Quindi la conducibilità è colpa soltanto degli elettroni, colpa o merito soltanto degli elettroni. Ma possiamo anche fare qualcosa di più, sempre con tutti i dati di infrarosso che abbiamo accumulato. Ecco, voi vorrete scusarmi, io faccio una cosa molto veloce e tralasciando tutti i dettagli tecnici perché non sarebbe possibile dirli tutti e dirli in maniera comprensibile, ma comunque voglio dirvi che dai dati che abbiamo accumulati nella maniera che vi ho fatto vedere, abbiamo cercato di misurare l'energia di attivazione per generare il distacco dell'idrogeno e abbiamo visto che lavorando su cristalli singoli veniva fuori un andamento, lavorando su polveri un altro andamento che aveva un'energia di attivazione minore. E di conseguenza, cosa concludiamo? Che possiamo avere temperature ed energie di attivazione diverse per polveri e per i cristalli singoli. E dobbiamo concludere che i dati che sono stati presi su polveri non sono adatti per fare dei modelli termodinamici ragionevoli perché hanno dei dati energetici completamente diversi da quelli che ci servono, perché noi abbiamo cristalli singoli, non polveri nelle rocce. E allora abbiamo provato a fare delle misure di conducibilità in situ e per questo abbiamo provato a mettere su un nuovo set sperimentale ai Diamond Labs nell'UK, un lavoro che diventerà sempre più complicato, ahimè, dopo la Brexit. E abbiamo fatto delle misure di SAX, cioè di assorbimento atomico in luce di sincrotrone e di conducibilità messe in simultanea, in modo da vedere che cosa succedeva. Questo è un dettaglio di un setting sperimentale, ma solo per farvi vedere le dimensioni del materiale in cui lavoriamo e il modo in cui lavoriamo, cioè con una progressione di temperatura, con una velocità di riscaldamento molto bassa, seguendo cicli non lineari, raccogliendo SAS ogni pochi minuti e facendo misure di SAS e di conducibilità in contemporanea, in modo da avere il sistema più fisso e più perfetto possibile, più controllato possibile. Cosa abbiamo ottenuto? Innanzitutto abbiamo ottenuto la conferma di quello che avevamo già visto sulla base del confronto degli spettri, cioè che fino a 400 gradi centigradi l'ossidazione del ferro è reversibile. Poi no, però questa volta l'abbiamo misurata in situ e contemporaneamente per la prima volta al mondo. L'altra cosa che abbiamo ottenuto è che la conducibilità è funzione della temperatura, però non dipende dalla perdita di protoni. Infatti, se noi facciamo un plot di tutti i dati che abbiamo ottenuti, vediamo che le pendenze ottenute per prima e dopo la deprotonazione sono sostanzialmente uguali. Le possiamo anche calcolare, possiamo calcolare un'energia di attivazione di questo tipo qua,
E quindi possiamo confermare che non esiste un effetto della deprotonazione perché abbiamo l'energia uguale e che abbiamo valutato in maniera attendibile l'energia di attivazione che ci serve. Che implicazioni geologiche e geofisiche possiamo tirare fuori da questi dati? Allora, queste sono le analisi che abbiamo, sono pubblicate in letteratura a partire da anfiboli, alcuni cristalli singoli, alcuni polveri, e con tecniche diverse. Trascurando i quadratini arancioni che appartengono a una tremolite, quindi a un campione che non si capisce perché è stato studiato in quanto non ha ferro e quindi fa delle cose strane, probabilmente si disidrata qui e poi ha un breakdown strutturale e produce minerali diversi qua, quindi non è da prendere in considerazione. Quello che possiamo vedere con i dati disponibili è che abbiamo un grosso effetto del ferro, un forte effetto del catione in A e un forte effetto del catione in M4, perché gli anfiboli calcici stanno qua, gli anfiboli sodici stanno da questa parte qua. Quindi il tenore di ferro è il fattore più importante per la conducibilità e questo lo confermiamo. A parità di tenori di ferro sono però importanti la chimica dei siti AM4 e ovviamente, come ho detto prima, sono importanti gli effetti strutturali, cioè le dimensioni dei cristalli, le eventuali inclusioni, i difetti. E in ogni caso, quello che possiamo dire di quelle anomalie di cui abbiamo parlato prima nelle zone di subduzione, nella zona di Forarc, possiamo dire che l'anfibolo contribuisce molto poco. Probabilmente si tratta di fluidi idrati, ma il processo è completamente diverso perché cambia il livello di conducibilità, è un processo probabilmente ionico. Mentre invece andando più nel profondo, nella Webb-Mantle Wedge Interface, noi abbiamo dei valori di conducibilità compatibili che ci dicono che il ruolo dell'anfibolo è assolutamente dominante. E quindi un'altra cosa che possiamo dire è che poiché la deprotonazione non contribuisce a questo fenomeno, gli anfiboli sono dei conduttori efficaci fino al breakdown strutturale. E anche questo è una cosa importante, perché se noi pensiamo alle implicazioni per la scienza dei materiali e rivediamo il nostro anfibolo che è fatto di blocchi TOT, in cui il T è un isolante, il ferro è un conduttore, il silicio è ancora un isolante, possiamo vedere che noi possiamo considerare gli anfiboli come dei nanorods naturali che sono molto utili per le applicazioni di tipo tecnologico. E questa è una cosa a cui nessuno aveva mai pensato, di utilizzarli come materiali e non solo come minerali test delle situazioni del sistema. Senza contare che la capacità che noi abbiamo trovato da parte degli anfiboli di espellere e di rifissare un protone o l'idrogeno in maniera reversibile e reiterabile entro un certo intervallo di temperatura è sicuramente una proprietà poco comune nei materiali ed è una proprietà quanto mai intrigante per le applicazioni legate all'immagazzinamento dell'idrogeno e all'uso delle energie sostenibili. E non è un caso che i laboratori di NFN Frascati ci stanno lavorando in questo momento, anche ispirati, torniamo ancora all'importanza della cristallografia, di un lavoro cristallografico di qualche anno fa, non nostro, di Pop, che mostrava come in una determinata composizione il ferro 2 aumenta moltissimo in condizioni riducenti. Quindi il ferro si riduce probabilmente incamerando idrogeno, non lo sappiamo, questa è una cosa tutta da provare, a seconda dell'ambiente in cui si trova. Anche questa è una cosa molto importante nella scienza dei materiali e nello stoccaggio. Vorrei fare qualche riflessione finale su quello che ho detto, quello che vi ho proposto. Allora, chiaramente abbiamo visto quanto sia importante avere una visione della scala atomica per capire in maniera corretta e quantitativa che cosa accade veramente alla scala chilometrica. La seconda considerazione è che abbiamo visto come la moderna mineralogia sia uno strumento puntuale e preciso per verificare la fisiologia dei minerali, ma anche delle rocce e dei processi alla scala chilometrica. L'ultima conclusione che vorrei trarre è quella di quanto sia importante la ricerca di base, perché senza tutto quel lavoro fatto
semplicemente per capire la mineralogia e la cristallochimica di questa categoria così importante di minerali, senza questo background che è stato messo insieme negli anni da tante persone, non saremmo riusciti a capire tutto quello che invece siamo riusciti a capire. E quindi vi ringrazio e attendo le vostre domande. Allora, cara Roberta, ti ringrazio moltissimo per questa conferenza che va su temi che sono molto lontani l'uno dall'altro, certi molto più vicini alla fisica, come si vede anche dall'attivazione dei laboratori nazionali nell'NFN, alla cinetica chimica, come si vede dalla legge di Arrhenius. Sì. Beh, infatti servono gruppi molto molto interdisciplinari, perché nessuno di noi è capace di capire tutto. Senti, in attesa delle altre domande, che forse se possibile potete o intervenire sulla chat o alzare la mano fisicamente, o meglio in maniera digitale. Mi domandavo, ma io sono rimasto sorpreso dell'acqua in profondità, cioè io non credevo che l'acqua arrivasse così in basso. Non sei solo tu, non lo credeva nessuno fino a pochissimi anni fa. Adesso, fino a quando ci sono... arriva l'acqua? E dunque, sicuramente questi cosiddetti oceani di acqua arrivano fino a 600 chilometri. E sotto c'è comunque del gas, c'è comunque dell'idrogeno, c'è comunque del metano. Quella è stata una grandissima sorpresa. Infatti il lavoro di Nestor è andato velocissimamente su Nature, perché è stata una specie di bomba. E se ne sono accorti perché, misurando le inclusioni di questa ringurdite nel diamante, si sono resi conto che conteneva una quantità di acqua rilevante. Ah, ecco. Perché il concetto dell'inclusione di diamante è che loro portano su in superficie cose che si sono formate molto in profondo, no? E lavorando con tutto un sistema di tecniche, di cose che queste persone hanno messo a punto, riesce a stabilire in che condizioni si sono formate. Comunque quello che hanno incamerato in termini di elementi, quello è, perché quello non si può modificare durante una veloce espulsione, tipo l'evoluzione kimberlitica come nei diamanti. Quindi la fase è quella, viene preservata, è una fase di altissima pressione, quindi che testimonia profondità di 500-600 chilometri dalla superficie, e contiene acqua. E questo lo fa non solo in Russia, ma lo fa anche in Brasile, lo fa in Africa, lo fa dappertutto. E quindi c'è uno strato di acqua. D'accordo, grazie mille. Allora, c'era Giovanni Ferraris che aveva chiesto la parola. Giovanni? Giovanni? Microfono? Microfono, Giovanni? Ecco, adesso sì. Grazie per avermi dato la parola. Mi congratulo con la collega Roberta, che ha saputo ben mostrare come lo studio chimico-fisico dei minerali, perché poi lo studio della mineralogia e la chimica fisica dei minerali, possa essere utile in varie direzioni. Già c'era stata una relazione riguardo la scienza dei materiali, accennata anche in questo caso da Roberta, e ovviamente il primo apporto è, diciamo così, alle geoscienze, no? Purtroppo, forse anche per la struttura del curriculum di studi, i corsi di laurea in geoscienze, no? I fenomeni che succedono a livello atomico e che hanno poi le loro ripercussioni anche nell'orogenesi, nella cresta delle montagne, no? Sono poco presi in considerazione. Io sono cattivo a dire queste cose, ma mi permetto di dirlo, no? Tanto io sono in mezzo ai geologi, ho fatto il cristallografo, mi ero laureato in fisica e sono sempre stato in ottimi rapporti con tutte queste persone. Mi spiace assai perché in altre parti del mondo, no,
le scienze della terra sanno prendere molto più in considerazione, che in fin dei conti tutti i fenomeni dipendono dal comportamento della materia a livello atomico, per non parlare poi anche a livello subatomico, ma sarebbe sufficiente a livello atomico in caso. Mi scuso ancora se qualcuno si sentirà criticato e mi complimento con Roberto per l'ottima relazione. Grazie Giovanni, ma in realtà mi scuso per il pasticcio che ho fatto. Vabbè, ma quello è un altro discorso, insomma, succede purtroppo. Succede purtroppo. Per questo che mi siete in favore di vedersi in presenza. Comunque grazie al sì. Presidente che... questa è la seconda relazione che riguarda le scienze, perlomeno la mineralogia, in questo scorcio di anno accademico. Va bene. Roberto, vuoi dire qualcosa? Vediamo se ci sono altre domande. No, se ci sono altre domande, io dovrei soltanto appunto fare un panegirico a questo lavorare in gruppo e lavorare con tecniche tanto diverse, perché stiamo veramente facendo dei passi avanti incredibili nella comprensione della Terra solida e lo riusciamo a fare soltanto così, e questa è una cosa che forse porterebbe dei grossissimi benefici anche in altri settori. Va bene, cioè si impara va bene. Veramente tantissimo dall'unione di diffrazione, spettroscopia e modellazione numerica. No, sul lavorare in gruppo è certamente importante, tanto più che hai questi materiali anfiboli che hanno una struttura veramente complessa, complessa con quei gruppi che sono spostati su un piano, sono in una zona, su un altro sono in un altro, e quindi è una struttura molto complessa a livello microscopico. Va bene, ci sono altre domande? Se non ci sono... se è permesso, io vorrei intervenire. Sì, Annibale. Buongiorno. Sono arrivato in ritardo, quindi non ho capito il fondo, il quid della discussione che c'è stato adesso. Me la potresti riassumere un momentino in forma estremamente abbreviata? In che senso, Annibale, scusami? Di che cosa avete parlato? Perché io sono arrivato che c'era Giovanni che già... Allora, una bellissima conferenza sugli anfiboli. Da Roberto Berti non mi aspetto altro. Su cui ci sono presi tutta una serie di... Guarda, facciamo una cosa, mettiamo certamente, ti mandiamo il video. Ti ringrazio molto, perché da Roberto c'è tutto da imparare. Annibale, ho fatto vedere anche le cose che avevi cominciato a fare tu, tantissima spettroscopia XAS sui minerali, che è assolutamente fondamentale per capire a livello dell'intorno strutturale dell'atomo e soprattutto del livello di ossidazione del ferro, che cosa succede. E questo è fondamentale per tantissimi minerali, purtroppo, perché moltissimi contengono ferro. Ma non è solo per il ferro, in futuro dovremmo dedicarci al vanadio e al titanio, almeno nella stessa misura. Assolutamente, però quello che cercavo di far capire io è che come le mettere insieme cristallografia e spettroscopia, soprattutto quel tipo di spettroscopia come lo XAS, che è spettroscopia chimica, ma anche l'infrarosso fatto a livello, diciamo, di sincrotrone, quindi con energie, è assolutamente fondamentale per capire cosa succede in questi materiali. Senza non puoi, assolutamente non puoi. Io vorrei che i colleghi che ci stanno ascoltando sappiano che sono il primo mineralista laureato in scienze geologiche e, pur avendo una fondazione geologica di base, mi sono convertito progressivamente ai metodi non cristallografici, perché c'era già il gruppo di Pavia che faceva molto meglio di me, ma perlomeno spettroscopici, perché mi sono reso conto che non si può fare della geologia, come giustamente diceva Giovanni Ferraris, se non si conosce il materiale con cui questa geologia è costituita. Sembra strano, ma un piccolo granulo può modificare le condizioni da piccolo
da superficiali a profonde, e questo piccolo granulo certe volte è rarissimo da trovare. Vale la pena di perdere tempo e ricordare questa importanza a livello di tutti quanti. Spero tra non molto che uno di noi darà una dimostrazione pratica, perché la sta già dando alla PNAS, di quello che sto dicendo, ma non voglio anticipare, attribuendo alle conoscenze indirette che ho, anticipare quello che spetta a uno dei miei colleghi. Beh, ci incuriosisci tutti, compreso. Un paio di mesi. Grazie. Grazie a me. Grazie mille a tutti.